Chiese, musei e palazzi d'epoca, aperti al pubblico. Visite guidate, musica e spettacoli nei siti di interesse storico-artistico. Angoli suggestivi e meno noti nella notte bianca della cultura di Illuminarti, che si è svolta con successo nel cuore della vecchia Piedimonte. Quest'anno anche l'arrivo a bordo di una vecchia balilla del grande tenore Enrico Caruso sotto la sua casa di Piedimonte e ovviamente impersonato da un bravissimo attore. Insomma, un appuntamento importante con la cultura che ha registrato un interesse crescente negli anni, testimoniato dai tantissimi visitatori giunti da ogni parte, anche per quest'ultima edizione. A spiegarci il motivo di tanto successo è il presidente di Biblos che ha organizzato ed ideato l'evento, Gianfrancesco D'Andrea. Qual è il motivo di tanto successo? Ma il motivo di tanto successo, speriamo che sia un successo, questo dovrebbero dirlo le migliaia di visitatori che abbiamo anche in questa quarta edizione. Noi con il Comitato di San Marcellino abbiamo avuto un'idea credo piuttosto semplice, anzi semplicissima, cioè quella di riaprire Piedimonte e dedicare a Piedimonte una città di musica e di arte. È una cosa assolutamente naturale. Piedimonte è città d'arte, Piedimonte è stata città d'arte, annovera personaggi di grosso calibro, da Aurora Sanseverino ad Enrico Caruso, che abbiamo appena ascoltato in un suo immaginario ritorno a Piedimonte. Quindi non abbiamo fatto altro che lanciare un appello agli artisti di questa città e invitarli a vivere insieme una notte magica come Illuminarti. E perché introdurre Caruso in questa edizione? Caruso c'entra tutto, perché Caruso, noi ci troviamo qui a Largo Sorgente, Caruso aveva i genitori che vivevano poco più giù, in via Sorgente, numero 8, e per motivi di lavoro il padre con la madre, Anna Baldini, decise di trasferirsi poi a Napoli verso la fine dell'Ottocento e per soli 3 mesi Enrico Caruso non è nato a Piedimonte Matese, per cui noi questa sera un po' ci siamo riappropriati di questa genetica, perché è vero che per l'anagrafe è nato a Napoli, ma geneticamente questa voce viene dal Matese. Inoltre abbiamo incontrato uno dei punti di forza dell'intera manifestazione, Ada con la Petella e a seguire Concetta Isacco. Vogliamo parlare un po' di come è andata l'organizzazione dell'evento, se ci sono stati problemi, insomma come si è svolta? I problemi ci sono sempre, li incontriamo sempre, sono 4 anni, questa, non so se ve l'hanno detto, siamo arrivati alla 4ª edizione di Illuminarti, i problemi ci sono, però siamo testardi, andiamo avanti. Li abbiamo superati, magari ce ne saranno domani, però sembra che la manifestazione stia andando bene, vedo gente dappertutto, gli artisti penso che avete avuto modo di ascoltarli, sono uno più bravo degli altri e niente, siamo molto molto soddisfatti. E proprio perché 4ª edizione, vogliamo fare un po' un confronto con le precedenti? Guarda, ti posso dire questo, io sto riscontrando lo stesso interesse, perché Illuminarti, anche se siamo alla 4ª edizione, è sempre, sempre interessantissima, molto interessante. Gli spettacoli quest'anno sono raddoppiati quasi, ce ne sono tantissimi, ben 35. Grazie ad artisti che si sono offerti gratuitamente di venire a suonare, perché noi come associazione non abbiamo fondi e siamo andati avanti con gli sponsor, offerte, veramente ci hanno aiutato molto anche la popolazione, anche con un euro ci aiutano. Concetta Isacco, responsabile della mostra Ridere Amaramente. Vogliamo fare questo percorso tra queste opere meravigliose, lo anticipo già.
Allora, praticamente ridere amaramente è il titolo di questa personale. Perché ridere amaramente? Perché se ci guardiamo intorno vediamo che queste tele in apparenza hanno un volto, hanno un aspetto molto sereno. In realtà, se ci soffermiamo di più sulle immagini, vediamo che parlano di quelli che sono i dissidi interiori dell'animo umano e di quelle che sono le fragilità. Fragilità che vediamo, insomma, in corpi rannicchiati, girati di spalle. Ecco, e volti vogliamo spenti. Facciamo questo percorso. Sì. Per esempio, andiamo a quest'opera. Questa è un'opera che è solitamente esposta nel Palazzo Sirena di Francavilla, è un'opera che ho preparato per un concorso che praticamente aveva come tema il sogno. Il sogno invece io ho trattato la parte che anticipa l'incubo, quando praticamente il corpo nel sogno si ha la sensazione di cadere nei periodi in cui siamo particolarmente stressati o amareggiati. Di solito anche la posizione corporea che noi assumiamo nel letto è quella del rannicchiamento, ci richiudiamo in noi stessi e poi durante la fase dell'incubo abbiamo la sensazione di precipitare. Quindi sono opere a sfondo psicologico introspettivo. Sì. Psicologico, introspettivo su quelli che sono i dissidi interiori dell'animo umano, le fragilità, che poi sono le cose che ci accompagnano quotidianamente. Illuminarti è una manifestazione rivolta a tutti, ma soprattutto ai giovani. Proprio partendo dall'introspezione e dai problemi esistenziali, qual è il messaggio che tu ti senti di rivolgere ai giovani? Il messaggio che mi sento di rivolgere ai giovani è di buttare fuori quello che hanno dentro, farlo attraverso l'arte, farlo attraverso la musica, attraverso la pittura, qualsiasi cosa che possa arrivare al pubblico, perché attraverso il pubblico noi ci arricchiamo, è come se fossero un nutrirsi reciprocamente. E in fondo illuminarti è proprio questo, illuminare l'arte, ogni tipo di arte. E da Piedimonte Matese è tutto, Mariangela Marotta per italianews24.net.